noi ci siamo visti improvvisamente calare addosso l'estate, come se non si sapesse che arrivasse questo periodo procidano. A maggio ci siamo trovati di fronte al solito divieto ideologico, molto forte, con le domeniche ecologiche, a verde ecologiche sono il nome, perché si sa che la domenica mattina d'estate la gente va a mare, non c'è questo grande traffico. Si dimentica che un amministratore, certo, amministra per i turisti e per la gente, ma amministra soprattutto per i propri cittadini, per gli 11.000 abitanti procitani, tanti marittimi che vengono qui a riposarsi. Quindi bisogna tenere presente una serie di cose. Invece qui si guarda solo un lato, una serie di anche conflitti di interesse rispetto a attività private che vengono poste in essere. Ma questo divieto ideologico poteva essere temperato dalle nostre proposte, che noi comunque abbiamo fatto, non è stato ascoltato nulla di quello che abbiamo detto. Ci direte, allora cosa volete da voi? L'opposizione cosa deve fare? L'opposizione deve continuare a proporre, deve continuare a denunciare le storture, soprattutto quando il sindaco afferma pubblicamente, lo ha scritto, che lui non intende parlare in quanto non cambieranno i membri dell'opposizione, quasi a voler decidere lui anche chi debba essere l'opposizione. Beh, lo informiamo che il popolo a decidere chi sono gli interlocutori, così come il popolo a decidere chi è il sindaco. Noi continuiamo a rivolgerci a lui, non perché ci rivolgiamo al privato cittadino di Ambrosino, ma perché è il sindaco di Procida. Cosa ha fatto il sindaco di Procida per colorare quest'estate di una novità, no? Qualche giorno fa ho sentito un artista che diceva per vincere la città della cultura bastava un po' di fantasia. E dov'è la fantasia nel portare i cittadini a stare chiusi in casa? Perché se un divieto c'è, divieto di circolazione, può anche essere valido, sai, nessuno può essere, diciamo, titolare della ricetta giusta, ma la ratio di mettere un divieto forte è quello di far scendere i cittadini tra le strade, riempire le strade di manifestazioni. Certo, fanno bene i ragazzi, i giovani, le associazioni a prendere iniziative culturali, ma non bastano.